Qui Stadium, dopo che ci siamo visti al Joy Medical, stavolta non sono da solo, ma mi ha raggiunto il direttore. Ciao Rome. Sono arrivato in soccorso, come si dice in questi casi. Mi ha portato un po' d'acqua, un po' di viveri da questo punto di vista, ragazzi. Pensa davvero a tutto il buon Romeo. Rome, perché siamo qui? Perché c'è stata chiaramente la conferenza stampa di Thiago Motta pre-Verona, mister che continua a voler parlare chiaramente del campo e dell'avversario, perché di fatto sono i temi principali per lui, però è chiaro non si poteva non passare dal mercato in entrata e dal protagonista di giornata Nico Gonzalez. C'è stata comunque una bella risposta sia su Nico sia su Conceição, che ricordiamo arriverà questa sera a Torino, domani svolgerà le visite mediche. Ha detto Thiago: sono giocatori forti, altrimenti non li avremmo presi. È una frase che sembra banale, in realtà nasconde proprio la volontà, neanche nasconde, fa capire proprio la volontà della Juve di circondarsi da giocatori che possono essere decisivi, perché forse è questo che manca in questo momento, no? Sì, Tiago ha fatto una rapida disamina sui giocatori che sono in arrivo. Uno è arrivato Nico, l'altro arriva stasera con Sessa a Torino, domani visite mediche. E non è finita qua, e dopo ci arriviamo magari in chiusura, perché la Juve su Sancho fa sempre più sul serio. Tiago Sereno, Tiago Zen, a un certo punto no, gli è stato chiesto, mister, si sciolga? Un pochino si è sciolto. Mi fanno sciogliere, no? Ci racconti un po', no? La sua vita come è cambiata da quando allena la Juve. Lui ha detto: la mia vita è bellissima. Arrivo al campo presto, lavoro con entusiasmo. Chi mi circonda ha entusiasmo che lo genera anche in me. Torno a casa, vado dalla mia famiglia, sono un privilegiato. Cosa gli vuoi dire? No, no, niente, che ha Sereno. assolutamente ragione. Ha detto anche di sentirsi un allenatore fortunato proprio in virtù dei giocatori che allena. Intanto il direttore mi fa vedere le ultime notizie, ragazzi. No, non riesco a leggere, ormai sto invecchiando anch'io. No, Quando inizia a stringere gli occhi è un brutto segnale, brutto Chris. segnale. I 30 chiaramente si avvicinano. E Rome, proprio in vista di Verona, ci ha fatto capire che Milik non ce la farà, come abbiamo detto, perché non è ancora in gruppo. Danilo sarà valutato soltanto nella rifinitura, però anche lui, insomma, non ci sono. Più no che sì. Cioè, Esatto, le sensazioni non sono. massimo per la panchina, ma non erano positive ieri. Non recupera Azic, avrà sicuramente più minutaggio, più allenamento. McKennie, non ci aspettiamo grossi stravolgimenti di formazione. No, anche perché siamo davvero pochi per questa gara, Cri. La mia unica curiosità, e credo quella di tutti, capire chi giocherà alto a destra. Tutti diamo per scontato Cambiaso. Con Thiago Motta non dobbiamo dare nulla per scontato, ma sembra davvero che magari mettere Savona basso, anche in base a come ne abbiamo parlato oggi, e Cambiaso alto possa essere la soluzione per questa partita. Me la immagino, no, come quando sei pancia a terra, in trincea, no? Che poi comunque aspetti che arrivino Certo, i tuoi, prima o poi arriva qualcuno. qualcuno ti salverà. Sarebbe stato bello che arrivasse qualcuno in tempi tecnici per essere abili e disponibili, quindi belrullabili per la partita di Verona, ma il mercato ha i suoi tempi e quindi non siamo riusciti a prendere quantomeno un giocatore che secondo me ci avrebbe potuto dare una grossa mano in questa gara. Però ciò ti responsabilizza, cioè con quello che hai devi cucinare, visto che ormai no, lo chef giunto gli va di moda questo passaggio. Io devo dire che da come ha parlato Tiago, sicuramente la partita verrà preparata bene. Poi, sull'esecuzione, aspettiamo domani sera. Ci Certo, lo scopriremo racconterà soltanto. tutto Mike Di Chiaro, no? Il nostro Esattamente. inviato al Bentegodi. Esattamente, ci racconterà tutto Mike, ne parleremo in diretta domani, poco prima della partita, con il ritorno di Colpo Gobbo, dopo tanto tempo, No. dopo tutto questo tempo, Mi sento un sempre. po' come Vanolli quando gli hanno venduto Bellanova, non ero stato avvisato. È stata avvisata, però la notizia in questo caso è positiva. Rome, ultimo passaggio sulla conferenza, proprio sull'ultima risposta, perché gli è stato chiesto, dato che il mister sceglie la formazione sul merito, vuol dire che chi sta fuori per demerito. Lui ha risposto no, e poi ha fatto una No, faccia, diciamo, abbastanza punto. emblematica. No, punto. No, beh, d'altra parte credo che Thiago, da questo punto di vista, voglia compattare giustamente il gruppo, anche in relazione al fatto che ha proprio sottolineato come sia importante chi parte dall'inizio, ma ancora più importante chi subentra. Quindi vuole tenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda e sulla corda, sul pezzo, perché che tu giochi un minuto, 5, 90, con Thiago devi andare a 1000 in termini di atteggiamento. Se non vai a 1000, qualcosa non torna. Sì, diventa difficile poi stare al passo delle idee del mister. L'hai citato in apertura di video,
Non posso non chiederti chiaramente della notizia del giorno, perché qui i Sanchez si sommano, insomma, iniziano a diventare tanti. Controlli il telefono, qualcosa sta succedendo. Succede che stamattina c'è stato un nuovo contatto tra Juve e Man United, Sancho è un giocatore in uscita, ovviamente c'è questo Everest da scalare che si chiama ingaggio perché Sancho prende circa 9 milioni netti annui, però più passano i giorni, più Sancho rimane lì, più non arrivano altre proposte di altre società e la Juve ci crede, la Juve ci crede, crederci non significa automaticamente prenderlo, ma il fatto che si stia lavorando in maniera intensa per cercare, no, di arrivare a un'intesa con lo United sull'ingaggio, ovviamente per un prestito, perché il titolo definitivo non lo puoi prendere, è un segnale importante. Un segnale importante che ci porta poi in una valutazione collettiva, cioè Bangula, eventualmente Sancho, Yıldız, Weah, Conceição e Nico. Ali importanti. Poi non metto dentro Kop che là, se no vieni via giù tutto. Esatto, Se no c'è vieni una giù tutto. citazione, certo. Coop è un altro discorso. Coop rappresenta il nostro mercato, l'intera strategia. Noi lo diciamo da maggio e lo ripeterò fino a quando Coop non arriverà. Assolutamente, ci vogliono ali forti chiaramente per volare in alto e l'ambizione mi sembra che sia proprio quella, non può non essere diversamente, no? Tu sei un poeta maledetto, più poeta che maledetto. Anche un po' di più maledetto, però a parte tutto ci aspettiamo questi colpi sul mercato. Mercato in uscita anche oggi, Una giornata. Kostic, insomma, si sta scaldando la Ah, situazione. vedi, non abbiamo parlato, ma sei sempre sul pezzo. Nonostante tu sia sveglio dalle 5, sì, c'è la netta sensazione che possa arrivare da un momento all'altro l'ok definitivo di Kostić alla Fiorentina. E questo ok poi andrebbe anche, secondo me, ad alleggerire le cifre complessive di Nico, perché uno vede i 38 milioni distribuiti, come l'abbiamo raccontato in più salse, ma quello è 38 milioni tra parte fisse e bonus. Sai, se mi valutano 7, 8 Kostic, magari con un prestito con obbligo, cioè ci sta secondo me, anche perché loro ti tolgono un problema, tu ti sei portato a casa il giocatore che volevi portare, poi vediamo se prenderà quota la suggestione Stoccarda per Thiago Jalò, chi manca? De Sciglio, io continuo a pensare che lì dovremmo dare il cartellino, poi magari lui andrà al Como, all'Empoli, al Monza, non lo so. Artur, come spiegavamo proprio ieri in live, forse in questa fase è più lui a voler andare a Firenze che la Fiorentina a cercarlo, però è un giocatore che ha sempre trovato una sistemazione, quindi non me lo immagino che resti qui da epurato e per il resto qui abbiamo completato l'opera, credo. Sì, ci siamo, ma di fatto mancano soltanto pochi giorni alla chiusura del E mercato, anche quindi alle nostre ferie, che è la cosa forse se mi concede, se me lo concedete è più importante. assolutamente, su questo lo sai che ti sposo in pieno. Rome, chiosa proprio su quello che dobbiamo aspettarci alla partita di domani, per chiudere proprio con il campo, le belle risposte di Como, ha detto Tiago, sono già parte del passato, cioè ogni partita ha una storia a sé, ogni gara effettivamente viene approcciata in maniera differente perché l'avversario appunto cambia. Oltre all'idea di base, che chiaramente quella non muta, adesso che Juve sarà, cioè che Juve dobbiamo aspettarci proprio con il Verona dal punto di vista, non dico dell'atteggiamento, quanto dell'approccio tattico proprio alla gara. Allora, io ho guardato Verona-Napoli, il Verona è una squadra che concede perché ha coraggio, viene a prenderti con un baricentro, non tanto uomo a uomo, però hanno baricentro alto e puntano sull'entusiasmo atletico. Lavorando bene tra le linee, ora non voglio fare l'allenatore, però No, no. magari vado al mister, dopo busso alla continenza, mister, l'ho vista così, cosa ne pensi? Lavorando secondo me bene tra le linee e isolando gli esterni alti, possiamo fare male al Verona. Però significa essere compatti, blocco unico, recuperare subito il possesso. Tutto ciò che abbiamo visto per lunghi tratti della gara con il Como, eccezione fatta per l'inizio, dove eravamo anche un po', insomma, emozionati Sì. forse. Se noi siamo blocco unico, giochiamo in un fazzoletto e isoliamo gli esterni, secondo me a Verona riusciamo a fare una bella partita. Allora, l'augurio è chiaramente questo, ci aspettiamo che la Juve trovi continuità e poi ragazzi, davvero spuntare la casella Verona, magari con un risultato positivo per la Juve, soprattutto all'inizio, darebbe tanto entusiasmo, toglierebbe un grosso problema da calendario, quindi aspettando poi, l'ha detto anche Tiago, una prova insomma un po' più corposa anche dal punto di vista emotivo con la Roma, fare bene a Verona vorrebbe dire iniziare a iscriversi diciamo a una parte di lotta per il campionato Con piuttosto definita. l'entusiasmo poi derivante dal mercato, i due arrivi fatti, e magari altri due.
Ma questa è un'altra storia che vi racconteremo qua su Bianconero. Seguiteci, iscrivetevi al canale, abbonatevi, venite anche sul mio di canale se avete piacere dopo aver visto il Bianconero. Seguite anche le scorribande di Cristiano Corbo, che è un poco... Sta diventando social, poco social, ma Piano piano, piano un passo alla piano... volta, come la Tu Juve. sei troppo umile, tu non sei come me che ti piace, no, fare il pagliaccio e portarti a casa gli iscritti. Ciao ragazzi, ci vediamo presto.